Dai, 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 guarda, guarda qua, un selfie per i nostri fan. Ma se non fa foto? Un selfie? Ma no, no, guarda, t'ho visto, t'ho beccato. Dai, ma... Dai, smettila. Te... Quanti caffè prendi? Tanti. Sempre città. E adesso voglio un cocktail, dai. No, il caffè, si parla proprio di caffè. Oggi voglio parlare proprio del caffè che abbiamo in tutte le nostre case, giusto? Il caffè è buono. Tutti gli italiani abbiamo il caffè in casa. Mm. Qui abbiamo, alla nostra sinistra, una macchina molto antica che si chiama cold brew. Oh. Cold brew è una tecnica di estrazione del caffè a freddo. Allora, noi andiamo a prendere il nostro protagonista. Il caffè. Il cold brew, il estratto. Cold. Allora, ovviamente ricordiamo che viene usato il specialty, che è sia un marchio, ma anche una classificazione di caffè, che deve avere minimo 80 punti su 100. Poi abbiamo messo il latte di mandorla, sempre 2 once, quindi equivale a una tazzina di caffè. Poi andiamo a mettere lo sciroppo di miele, 4 dash di orange bitter. Dash. Bravo, dash. Gocce. 4 gocce. Mettiamo il barbo, te che dici? Beh, mettilo, lo sai che a me piace abbondare. No, perché sei te stavi quello... guardando il barbo, dici, ma quando lo metto questo barbo? Barbo ovviamente whisky riconosciuto da tutti gli americani. Parte integrante del drink. Buono. Andiamo a shakerare il tutto. Vai. Vai, vai. Grazie, 8 secondi. Vai. Stop, 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 saltellino bellissimo. Andiamo a dare un colpo deciso. Vai. Ok. In questo caso usiamo un tamper basso. Andiamo a filtrare. Beh, devo dire che... Anche il colore comunque ricorda il caffè, no? Leggermente. Poi andiamo a riempire il tutto con il ghiaccio. Sempre fino all'orlo del bicchiere. Bravissimo. E poi andiamo a mettere una chicca. Biscotto integrale con panna e granoli di nocciola. Molto importante è il sottobicchiere. Mi raccomando, il sottobicchiere è bravissimo. Importante. Hai visto come sembra? E fare bella figura a casa comunque, no? E a questo punto? Ed ecco qua il vostro drink. Tieni. E dimmi com'è. Mangia bene. Signori e signori, sigla. L'ospite di oggi, due volte vincitrice del Davide Donatello, nella cucina di Chef in Campo, brilla una grande attrice del cinema italiano, Antonia Truppo. Ciao! Hai visto, Anto? Che mamma presentazione! Mia, tra Antonio e Antonio oggi. Antonio e Antonio, ok. Allora, naturalmente tu cucinerai. Sì. No? Durante l'intervista mangeremo tante cose, lo sai, già ne abbiamo parlato. Insieme al nostro chef Andrea Palmieri andremo a rivisitare. Benvenuto, Antonia, un onore. Andremo a rivisitare la tua ricetta. E poi, come puoi vedere, laggiù c'è la nostra cake creator, Manuela, che ti realizzerà un dolce in diretta che poi ti porterai a casa. Oh, ottimo. Chiudiamo in dolcezza. Allora, Antonia, che piatto hai deciso di portarci? Allora, ho deciso di fare un calamaro ripieno. Faccio pure fatica a dirlo perché in realtà sono napoletana, ove mai non si sentisse, e quindi si chiama calamaro imbottunato. Ah. Ora, siccome il calamaro imbottunato è buonissimo e tutto, però devo dire che a me, diciamo, mi rimaneva un po' indigesto per questo fatto della mollica di pane, diciamo, il pan grattato che si va inzuppando nell'acqua di pesce, eccetera, eccetera. Nel tempo ho trovato una ricetta, secondo me, che... Quindi una rivisitazione. Che cosa facciamo fare, Andrea? Abbiamo da fare tante cose, perché lei ha fatto un piatto veramente gustoso, ha aggiunto anche con un contorno molto particolare, una bella sorpresa per tutti. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono, allora, per quanto riguarda i calamari, calamari freschi, carciofi, pecorino, testa d'aglio, poi abbiamo olive nere, prezzemolo e sale, e poi tocco di classe, whisky torbato, veramente figo, e olio e sale, olio extravergine buono e sale. Ma scusa, che ti aspettavi da una grande attrice di cinema come Antonia? Però, certo, assolutamente. E allora, posso incoronarti da grande regina? Dai! Vai, prima di partire con... Aspetta che... Ecco qua. Come la nostra sto? Regina è pronta. L'occhio, vieni qua vicino a me e questo sarà il tuo trono per poter iniziare a cucinare
insieme a noi. Che bello! Allora, c'è sempre un problema. Io questi fornelli non questi li... Questi li accendo, li spengo io, non ti preoccupare, tu mi devi dire quello che devo fare. E io lo faccio. Allora, la prima cosa che diciamo faccio di solito è quella di cominciare a cuocere i carciofi, perché ci vuole... Allora, tagliamo subito i carciofi. Tagliamo i carciofi. Perfetto. Ovviamente, vabbè, c'ho l'assistente, quindi ovviamente bisogna togliere tutta la parte dura. Prima però vai a lavare pure dura. Per terra. Bisogna, cioè, mondarli, diciamo così, abbastanza. Abbastanza, ok. Abbastanza. E poi li soffriggiamo aglio, olio, olive e prezzemolo. Allora, tu vuoi prepararti intanto il soffritto. Perfetto. Aglio, olive e prezzemolo? Io appena sono pronto ti do i carciofi, va bene? Antonia, ma questo è un piatto che prepari sempre, il tuo cavallo di battaglia? È un piatto che mi piace e che vedo che gradiscono in molti, perché un po' perché è rivisitato, un po' perché, sai, posso dire la verità? Vai, perché dimmi. Però non so se poi divento un po' antipatica. Dillo, dillo. Allora, diciamo che a Roma ho molti amici, bla bla bla, però alcuni sono rimasti un po' a livello, diciamo, culinario un po' pancabestia, come se stessero ancora, capito, non lo so, alla casa dello studente. Ok. No? Quindi ed effettivamente queste cose, immagina, fa un colpo proprio e dici, mamma mia, questa chi è, capito? Che... Certo. In realtà, secondo me, parecchi di loro sono un po' scarse, cioè, diciamo, Scarseggiano nel ricettario, diciamo, pastoni, ecco. Pastoni tipo del cane, sai, proprio così, ecco perché panca bestia. E quindi, ecco, non lo so, poi... È uno dei piatti che tu preferisci cucinare. A me piace molto il pesce, io mangerei sempre pesce. Questa è la verità. Fa bene, insomma. No, noi poi tantissimo. Prediligiamo proprio nella cucina di Chef in Campo. Anche con le paste. Made in Italy, ma soprattutto tutti prodotti naturalmente. Allora. Sani. Ah, ecco. Ma parliamo di Napoli, visto che appunto prima stavamo anche scherzando all'inizio della puntata su questo. Tu sei tanto legata alla tua terra, alle sono tua famiglia. Sono molto legata, anche se poi in realtà non ci vivo. E me ne dispiaccio, perché ad esempio quest'anno ho trascorso un periodo lungo, ho due bambini che hanno cominciato, ahimè, le scuole a Napoli e poi siamo ritornati a Roma, eccetera, eccetera, e devo dire che ho ritrovato quella meraviglia umana anche, che mi mancava, no? Che mi ero scordata, insomma, e volevo restare. Però è molto difficile poi fare il pendolare nel pendolare. È già un lavoro pendolare, poi fai pure il pendolare perché, insomma, beh, certo, complesso. Poi c'era, quindi, il Covid, insomma, una serie di cose molto... Fai come me, vai quando puoi, subito scappi e torni nella tua città natale. Quello è bello, più importante. Ma i tuoi esordi? Come hai iniziato tu a lavorare nel cinema? In realtà il cinema è stato, no, non voglio dire un ripiego, no, cioè io sono una teatrante comunque, però poi ho fatto due figli che sono molto vicini tra loro e a un certo punto ho detto, mo che faccio? E la vita mi è venuta in soccorso con appunto questi due premi, diciamo, il primo del quale come se me l'avessero tirato dietro alla testa. Tu non te l'aspettavi? Ma no, perché avevo fatto questo film, quattro pose con quattro battute, voglio dire, mi sembra che invece mi hanno... Ecco, ma quando hanno detto appunto che eri tu la vincitrice del Davide, del primo, che emozione si prova? Non ho reagito molto in maniera molto emotiva perché ero incinta. E avevo fatto un lungo training su me stessa per dire, raccomando, non ti emozionare, non provare niente, non ti sentire così, quelli quella. Poi a un certo punto ho detto, tanto hai vinto, cioè, ma insomma, proprio niente, niente. E quindi questo è stato... In realtà l'emozione così era tantissima. Grazie. No, allora io allungo un po' con acqua. Sì, ce l'abbiamo. Ci metto il coperchio. Okay. E diciamo che a Napoli quando fai una verdura col coperchio è sempre affogata. Ah certo, giusto. Quindi da imbottonata a affogata. Posso permettermi? Prego, prego, poi. Abbiamo una grande acqua. Certo, così vengono più morbidi. Io nel frattempo che voi iniziate ad affogare il carciofo, mi vado qui dalla nostra cake creator Manuela.
Cara Antonia, perché voglio conoscere il dolce che ha deciso di prepararti. Manuela. Allora, Anthony, per questo piatto così bello corposo, ho pensato di creare una mousse alla frutta. Quindi ragazzi, abbiamo... ragazzi, un attimo di attenzione. Ah, scusate, per mi voi. Non riusciamo ad affogare. Andrea, io capisco che lei è una tua valida concorrente da chef a Cake Creator, ma un attimo, qua io stiamo parlando di dolce. Questo è il mio mondo, Antonia. È il mio mondo. Dicevo, quindi ho pensato a una cosa un po' fresca. È una mousse ai frutti di bosco con un cuore e una gelée di limone e una base croccante. Allora, a me due porzioni che poi c'ho gente a casa. Ma perché due porzioni? Una per me e una per te? Fatti gli affaracci tuoi. Mo ritorniamo ad incazzarmi. Io mi sono trattato male, mannaggia, guarda. È un sogno. Eccoci, come siamo combinati qua? Che state facendo? Qua siamo combinati che stiamo facendo uno spinacio croccante al forno, che sono anche un po' i trucchettini da mamma, cioè per far mangiare comunque le verdure e il bimbo. Ma facciamo partire anche il calamaro, che dite? Sì, sì. Sì, stiamo... Il calamaro comunque ha bisogno del carciofo cotto. Ah, bene, sì, sì, bene. Sì. Manca poco però, Antonio, guarda, qualche minuto. Nel frattempo minuto. Bisogna... Vabbè, ovviamente... Antonia, e poi è arrivato il secondo David. Sì. Un'altra sorpresa. È arrivato il secondo David a distanza di 11 mesi dal primo, mentre facevo due figli in 12 mesi. Cioè, segno sono stati, della vita. Quello è stato un anno e mezzo per te veramente impegnativo in tutti i sensi. Molto, sì. Però è anche una bella soddisfazione, un'attrice di teatro come te, impegnata, tournée, sempre in giro, poi si ritrova a fare anche del cinema e vince. Vince e il premio più importante che c'è, appunto. Da sconosciuta, no? Poi perché comunque cioè, non è che fossi... Cioè, avevo fatto dei film. Però poi da lì... tanta notorietà. Bene, cari telespettatori, stiamo preparando allora, il calamaro ripieno e carciofi scelto dalla nostra ospite. Ci siamo quasi. Allora, pochi minuti di pubblicità, ritornate con noi perché ne vedrete delle belle. Io nel frattempo spizzico qualcosa. Fra poco.